Si cerca di fare quello che ho detto prima, di spingere le aziende, si cerca di agevolarle, di spingere verso il governo per avere delle agevolazioni fiscali sulle aggregazioni, però alla fine non si possono obbligare gli imprenditori, devono essere loro che trovano una soluzione. Le associazioni non possono costringere due aziende a fare un'aggregazione.